visto il tempo, vediamo. Io tornerei a centrare l'argomento della giornata di approfondimento e cercherò anche diciamo di velocizzare in cose che magari sono già state accennate. Però nella premessa torno a ribadire quanto è importante che l'importanza delle reti per la sostenibilità, di come la normativa interessi a vario modo la persona, il cittadino, non solo per la tutela dei dati personali ma anche per la tutela della sicurezza. Ci sono vari aspetti che entrano nella nostra attività di mobility manager. E degli strumenti che per la gestione dei bisogni di mobilità della persona possono venire adottati. Allora, il tema principale, come l'abbiamo visto nella prima questionario che ho anticipato, è quello del piano degli spostamenti casa-lavoro, uno strumento introdotto, previsto da un articolo di una norma di legge, un decreto interministeriale, che per la prima volta nel 98 ha introdotto il mobility management in Italia. Cosa significa? È l'introduzione di una norma, ma anche portare una cultura diversa della mobilità urbana, nel quale i piani spostamenti aziendali, che siano anche di ente piuttosto che scolastici o universitari, incoraggino le persone a utilizzare modalità di trasporto sostenibili per andare al lavoro e a scuola. Altresì fare anche scelte che possono evitare l'utilizzo, in ogni caso, dell'uso del mezzo motorizzato individuale. Allora, sintetizzando il ruolo del mobility manager, è quello di un facilitatore che promuove delle opzioni per scelte di mobilità sostenibile delle persone. Parliamo di mobilità sostenibile. Io ritorno al quadro di che cos'è dal 98, ma diciamo intorno al 2000 è stata data una definizione complessiva che è quella della capacità di soddisfare i bisogni della società di muoversi liberamente, accedere, comunicare, commerciare, stabilire relazioni senza sacrificare valori umani ed ecologici essenziali oggi e in futuro. In questa definizione torna tutta la complessità delle norme che sono state generate per tutelare tutti questi ambiti. Quindi l'ambito dell'accessibilità riguarda un disabile nella città, riguarda la possibilità di lavorare dentro la città. Allora, il mobility manager è una piccola parte, ma è un soggetto che agisce nell'immediato, è un tecnico che fa parte di un sistema più ampio che pone al centro la persona, il cittadino. La fonte, vi ho detto, è il decreto interministeriale 27 marzo 1998, che è stato implementato nel tempo anche dal collegato ambientale, che ha esteso e rafforzato il concetto anche di mobilità scolastica e, se vogliamo, anche universitaria. E il punto che è proprio questo, l'articolo 3 dice che le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali, con più di 300 dipendenti con più di 800 addetti, ubicate in comuni, brevemente, che hanno problemi di inquinamento atmosferico, e ce l'hanno tutti ormai in Italia, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale oppure studenti, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Uno strumento, il piano, e una figura responsabile. E a cosa è finalizzato lo strumento? Alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico. Perché tutto questo? Lo leggiamo nelle premesse. Le premesse richiamano quelli che sono gli impegni che lo Stato, la Nazione, ha nel rispetto degli accordi internazionali del protocollo di Kyoto e nella materia di tutela della qualità dell'aria nelle aree urbane. Molto semplicemente, però il punto è questo, la premessa della norma, gli impegni internazionali, europei e nazionali. Cosa si fa? Tornando al piano spostamenti casa-lavoro, altresì piano aziendale, piano di mobilità aziendale, possiamo chiamarlo in vari modi. In cosa consiste, diciamo sinteticamente, questa attività? E nell'effettuare un'indispensabile indagine, nell'individuare i gruppi
tipi target potenziali a cui offrire le alternative di mobilità. Infine, a fornire queste soluzioni, che sono sì misure di sostenibilità in adempimento della norma, ma sono volte alle persone e quindi recepite dalla persona in funzione del proprio benessere personale. Questo deve avere in mente un mobility manager, non a mera applicazione della norma in sé, ma a sapere a chi si rapporta. Il primo punto è il benessere personale riferito a quello che è la sostenibilità, quindi a un benessere collettivo. Nel piano spostamento è stato in vari modi spiegato, però come schema logico ve lo voglio dare e lo riprendo sempre dalla formazione di Euromobility iniziale, che è stata fondante per me: una parte di acquisizione dell'informazione, una parte di progettazione, una parte di realizzazione, una parte di monitoraggio e verifica. Essenzialmente il tema di oggi è connaturato all'acquisizione delle informazioni. E significa acquisire quelli che sono i dati di contesto, oltre che di localizzazione delle sedi, ma anche tutti quei dati che un'amministrazione ha già in suo possesso per fare le prime valutazioni di conoscenza delle possibilità di mobilità. Insomma, definire un profilo di accessibilità delle sedi, capire da quali servizi è servito. Quindi dall'analisi del contesto posso, in base ai domicili dei dipendenti, capire una distribuzione geografica, no? E vedere se verranno presumibilmente in automobile o potranno utilizzare il mezzo pubblico. Ma un dato di questo genere, essendo il mobility manager un tecnico, può essere funzionale a un'amministrazione che sceglie un'altra sede. No? Conoscere che tutti vengono dal bacino nord ha forse più senso spostarsi verso nord. Adesso estremizzo un po' i ragionamenti per farvelo capire. Dopodiché la fase, se vogliamo, su cui è centrata anche la presentazione, è quella dell'indagine cosiddetta vera e propria del mobility manager. Vi è stato già fatto vedere un grafico di distribuzione delle provenienze, ma direi che è più importante parlare dell'indagine. Si riferisce sempre come schema concettuale a quelli che sono gli spostamenti personali delle persone, che dicono da dove vengono, no? A quale sede sono assegnate, nel caso di più sedi, quali scelte compiono, quindi il mezzo che adottano, il tempo che impiegano, e, il tempo perso nel traffico. E, all'interno di queste prime parti, quelle essenziali del questionario, già è possibile rendere consapevoli, poiché quello del mobility manager è un approccio comportamentale rivolto alla persona che deve cambiare un comportamento. Piccolo inciso, stamattina uscendo di casa ho dovuto tornare indietro, ho perso 5 minuti. Nei 5 minuti c'era un veicolo diesel col motore acceso, un SUV, che aspettava qualcuno. Come si fa a cambiare il comportamento di questa persona? Noi agiamo su questo piano. Non c'è nessuna norma, no? Che ci aiuta su questo. Dobbiamo lavorare sulla persona. Vi dicevo, già nella prima parte possiamo rendere consapevole la persona che utilizza il mezzo individuale da sola, chiedendo quale mezzo, se è un diesel piuttosto che a benzina o se è... e eventualmente prevedere dei meccanismi premianti nella scelta di veicoli a minore impatto ambientale, ma allo stesso tempo fornire delle informazioni quali sono quelle sui costi dell'utilizzo dell'automobile, che per esperienza vi dicono hanno quantomeno reso consapevoli le persone di quanto stanno spendendo per la propria automobile. Le fasi successive della indagine riguardano quelle che sono le criticità che si riscontrano nel proprio spostamento, quindi tipo il tempo perso nel traffico oppure il disagio di prendere un mezzo pubblico, i ritardi, tutto quello che c'è, ma anche le propensioni a scelte alternative di mobilità e anche in queste le condizioni che renderebbero effettive queste scelte. Ho lo spogliatoio, trovo la pista ciclabile, utilizzo la bicicletta, potrei utilizzare la bicicletta. E le proposte, perché i dipendenti propongono, sono delle persone che possono avere delle idee se giustamente anche informate.
Infine, un'ultima parte del questionario è quella relativa ai dati anagrafici che sono necessari al fine delle analisi che Interpol mettono insieme i risultati delle varie sezioni e consentono di che cosa? Individuare i trend di mobilità nel tempo, perché ogni anno, ripeto, aggiorno questa indagine, poi definisco dei gruppi, chiaramente per età, ma anche per genere, per aspetti anche di sicurezza o per anche di salute, oneri di cura, a cui io posso rivolgere delle proposte. Oppure escludo, in questo modo la definizione di gruppi target mi consente di dare una gerarchia alle proposte, altrimenti sarebbe un ventaglio indifferenziato, si possono fare queste cose, scegliete voi. No. Noi dobbiamo supportare le misure più fattibili per una sede in un contesto ambientale e sociale. E quindi questi gruppi target rassintetizzano dei bisogni di mobilità. Quello che si vede adesso è solamente per esemplificare, è quando si produce piano spostamenti casa lavoro, e tutto questo si può sintetizzare nella prima parte, i dipendenti in una certa sede, come si muovono, come vengono al lavoro, e vedete subito il gruppo target di riferimento, questo è riferito al 2017. Abbiamo un 65% che corrisponde poi a una media della zona, della nostra area, di persone che utilizzano solo il mezzo privato. In questo 65% dobbiamo lavorare raffinando la nostra analisi per età, propensione e quant'altro per riuscire a erodere, no? E questo numero di persone, questo gruppo, e portarlo verso gli altri gruppi di mobilità più sostenibile. Io direttamente vi presento l'approccio che abbiamo sempre avuto per farvi capire come abbiamo trattato comunque il tema della tutela dei dati personali fin dall'inizio, a prescindere dal regolamento europeo. L'approccio è questo: scegliere un applicativo, prima di tutto open source. Sì, perché dobbiamo farcelo diciamo in casa, dobbiamo utilizzare gli strumenti che nell'ambito del mondo della ricerca, anche il CNR l'ha utilizzato, possono essere resi disponibili. Un applicativo però che ha delle caratteristiche. Le caratteristiche di questo, delle funzionalità e delle caratteristiche. La funzionalità è quello di somministrare dei questionari online, perché il questionario cartaceo, diciamo, è limitato a piccole indagini, ma con 1200 dipendenti è il caso di mandare una mail a tutti o di riferirsi a un link per tutti. Vi dicevo, questo applicativo permette di realizzare questi questionari online. Però qual è la caratteristica? Voi mi dite, lo possiamo fare anche con Google? No, perché è un applicativo che deve essere scaricato in un server web. Ve lo spiego più semplicemente. Mentre se io genero un foglio di quelli messi a disposizione da Google, e l'ho fatto in alcuni casi in cui promuovo iniziative di green economy, lascio i dati, rimangono sul server del fornitore di quel servizio. Nel caso di un applicativo sul server web, rimangono nei miei server e quindi i dati rimangono dentro il mio istituto. Questo per chiarire l'approccio. Quindi non ci sono database esterni. Questa è già una misura di precauzione dal punto di vista della tutela della privacy, cioè del dato personale. In più, Mobility Manager ha sempre somministrato i propri questionari in modalità anonima, ha sempre fatto questo. E nel caso del Line Survey si ha l'opzione di scegliere un questionario in modalità anonima, te lo chiede direttamente. E siccome c'è anche l'aspetto di avere una compilazione univoca, ognuno risponde a un solo questionario, no, io rispondo 10 volte, allora c'è una corrispondenza tra gli indirizzi email a cui viene associato un token, uno strumento. Tutto questo genera degli identificativi e quindi il dipendente riceverà un'email con l'invito a compilare il questionario
e i dati del di compilazione verranno acquisiti nel server web in un altro contenitore. C'è un contenitore che contiene gli indirizzi email e che i token generati, un altro contenitore che ha questi identificativi che hanno proceduto all'anonimizzazione del dato personale, cioè indirizzo mail che dice nome e cognome, e che serve per, una volta estrapolato, all'analisi del Mobility Manager. Il software restituisce in PDF le prime analisi e poi i formati Excel che possono essere, diciamo, che consentono l'approfondimento dell'analisi. Rapidissimamente, quello che vi voglio dire, che è un punto fondante da sempre, che quando si manda un'indagine, è la lettera di presentazione. Non è solo adesso noi genericamente diciamo un consenso, no, dobbiamo dire chiaramente le cose che stiamo facendo. Quindi io mi sono permessa di fare dei punti, come dire, che sono il contenuto della lettera, che introduce un questionario fatto anche in altre modalità, differenti da quelle che vi ho detto, ma con le garanzie e le precauzioni che vi ho anticipato. Quindi dire chi è che lo sottopone. Intanto, il Mobility Manager, e che chiede la collaborazione dei dipendenti, le finalità per il quale viene fatto, no? Sono un interesse pubblico di tutela ambientale, ma anche un interesse personale. Ti dico, per esempio, che vorrei strutturare un servizio di navetta e allora ti chiedo di rispondermi. La natura volontaria, se sei interessato e partecipi e condividi gli interessi collettivi, rispondi a questo questionario. Poi una spiegazione, gli obiettivi, dice, come verranno utilizzati i tuoi dati. Poi una spiegazione che in questo caso forse diventa necessaria anche tipo di questionario che è anonimo e il software eventualmente, se proprio un dipendente vuole sapere come viene, e una dichiarazione specifica sulla responsabilità, insomma il Mobility Manager probabilmente sarà il titolare, e però dentro l'amministrazione è già stata prevista tutta una catena che riguarda la tutela della privacy delle persone. Questo sinteticamente per ritornare al Mobility Manager. Una delle caratteristiche principali è quella di saper comunicare, perché non è che arriva l'ennesima email che forse il dipendente non guarderà, bisogna saper comunicare. Quindi ricordo che si chiederanno dei dati personali per un oggetto, la navetta, e cosa ti sto chiedendo principalmente, come vieni al lavoro, no? Come vorresti un servizio, hai delle proposte, consideri delle alternative. Questo è l'approccio che dovrebbe avere il Mobility Manager. Quindi è una figura prevista dalla normativa, ha un approccio comportamentale che si rivolge alla persona fisica e fa delle proposte di tipo che sono rivolte a dei gruppi. Non fa marketing però, non dice direttamente acquista la bicicletta di questa marca, dice puoi considerare di utilizzare una bicicletta pieghevole nel tuo percorso casa-lavoro, magari nell'ultimo miglio. Deve necessariamente acquisire dei dati personali per fare un approfondimento tecnico e deve tenere conto e rispettare però anche la normativa della tutela delle persone. Deve trattare i dati in modalità anonima perché non ha nessuna necessità di riferire le proprie proposte alle persone singole, come vi ho già detto. E se la propria attività deve essere organizzata nell'ambito di un ufficio o demandata all'esterno a una società che svolge questa attività, deve stare molto attento nella cura dei capitolati per affidare tale servizio per fare il piano spostamento casa-lavoro. E infine direi che si parla tanto delle penalità legate al non rispetto della norma e alle istanze di rinnovo anche della norma di Mobility Management. Io direi che le penalità vanno sempre associate a degli incentivi strutturali, perché sennò non c'è motivazione nel lavoro. Concludendo, qualcuno sta dicendo in questi giorni, il clima non può aspettare, quindi il nostro impegno rimane
mirato verso le persone e per renderle consapevole. L'abbiamo condiviso come ISPRA e Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale nel Global Strike for the Future, ma anche se ascoltiamo il nostro Presidente della Repubblica che ci dice sì, in caso di eventi straordinari, ma in generale bisogna fare. Ecco, questo è quanto.